Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a For Honor Perché finalmente, finalmente, è arrivato il torneo duello beta anche su console Allora, io ignoro cosa accadrà all'interno di questa modalità, ignoro quanto ci vorrà per entrare, ignoro tante cose però voglio condividere con voi questa novità per cui speriamo bene e iniziamo a leggere la dicitura ovvero torneo duello bella, giocatore versus giocatore, bottino extra, fatti largo fino alla vetta combatti un massimo di 6 sconti classificare classificati duello 1 contro 1 in un singolo torneo supera le qualifiche, tra i tre primi classificati per avere l'opportunità di vincere negli spareggi a dimensione singola Qui c'è il livello no, di notorietà minimo richiesto 1 e ce l'ho. Eh, penalità se si abbandona lo scontro. E vabbè, questo è chiaro. Per il resto, vediamo che succede. I tornei durano da 35 a 60 minuti. Una volta iniziato il torneo, abbandonare prima della fine comporterà delle penalità. Va bene. Mettiamoci alla prova. Vediamo che succede. I distruttori di Whitecliff. Vabbè. Allora, eh, c'è un gruppo A, c'è un gruppo B. Io sono nel gruppo B. E adesso rift contro qualifiche Distruttori di Whitecliff contro Spettri del Sole. Allora, io devo affrontare un tizio della squadra avversaria. E non so bene che cosa accada. Comunque, immagino che eh, la mia, il mio rendimento porterà un guadagno di punti, tipo calcio. E, però tocca capire un attimo. Sono quasi 10 minuti che sono di fronte a questa. parità. No, ecco, stavo appunto dicendo: Lo sconto è stato invalidato dal server. Bene, parità. Eh, dopo 10 minuti di attesa, stavo appunto dicendo. Lo sconto è stato invalidato. Il perché non si è ben capito? In attesa del prossimo sconto, fra 1 barra 17 minuti, con 3 scontri rimasti. Devo dire che in questo momento il gioco sta giocando da solo, praticamente. Non si capisce bene. Eh, quale sia il problema? Se sia dovuto ai giocatori non presenti, se sia dovuto a problemi di connessione, se sia dovuto al solito matchmaking così ballerino, fatto sta che per adesso il primo impatto con questo duello torneo non è che sia proprio eh, dei migliori. Comunque, vediamo come si evolve la situazione nei prossimi minuti. Comincio a pensare che questa modalità torneo sia una gran, una gran sola per dirla alla romana Perché non sembra esserci modo di entrare e fare una partita Io sto aspettando da 5 minuti abbondanti Doppia resa, ecco appunto Lo sconto è stato invariato dal server, ritorno alla sala d'attesa Beh, devo dire che è fantastica per adesso questa modalità Due scontri invalidati su due, non sono riuscito a fare niente. Per adesso, se non guardare questa splendida schermata in cui ci sono tempi di attesa. Belli, eh. A livello di font e queste bellissime. Ehm, questi bellissimi stendardi, questi simboli, queste cose. Però, diciamo che mi sarebbe piaciuto anche eh, interpretare un ruolo attivo nella modalità. E non capisco perché gli altri stiano facendo punti eh, a, a differenza nostra, Marica. Niente, terzo scontro su tre fallito per invalidamento da parte del server. Devo dire grandi complimenti, mi sembra una modalità costruita veramente alla grandissima, stabile, affidabile, divertente. Eh, adesso addirittura gli spareggi, inizio imminente, vediamo se pure questi ce li invalida il server oppure eh, ce li fa giocare. Comunque, è veramente le comiche, le comiche. La tua squadra, squadra è stata, stata eliminata completamente dal torneo. Ma che cosa sta succedendo? Ha detto che sono stato eliminato e qualificato contemporaneamente. Ma che cosa. È stata. Posso dire una cosa? È stata un'esperienza emotivamente dilaniante questo torneo Duello Beta che credo che non riproverò mai più nella vita finché non, non toglieranno la dicitura beta da questa, da questa modalità. Bene, siccome sto, sto uscendo di testa, direi che forse ci facciamo un duello classico, giusto per finire in bellezza, e quantomeno giocare un po', perché ehm, fino adesso quel che mi rimane sono circa 40 minuti di attese vane, tanti sogni infranti e una frustrazione, penso, di livello inenarrabile. Allora, dopo un'attesa veramente interminabile, pare che ci siamo. Per cui speriamo di, di concludere in bellezza, visto che è partita non male ma malissimo la giornata. E col centurione, come ben sappiamo, è abbastanza tosta. È abbastanza tosta. Col centurione... È tosta. Però se me la gioco con calma... Aia... Oh, adesso cominciamo. Oh, santo cielo. Niente, non... La uh... mossa c'ha questo, una! Non, uh, non si riesce a fargliene far'tra. Il cazzotto e il cazzotto. Il cazzotto e il cazzotto. Eeeh, vabbè. Ormai si sa che è diventata così. Con certi personaggi non... non ne esci. La bravura sarebbe nell'evitarlo, ma io non sono particolarmente bravo, per cui... Mi devo accontentare di quello che passa il convento. Sperare nella botta di fortuna. Niente, mamma mia, però. Mamma mia, mamma mia. Da che avevo puntato il centurione come personaggio che mi piaceva tantissimo, sono riuscito a farmelo odiare con questo modo di giocare. Per cui ho l'avversione totale adesso. Non. Di, di, di prenderlo per giocarci come poi lo giocano tutti. Facendo sempre le stesse due combo: il cazzotto e l'attacco pesante. Il cazzotto e l'attacco pesante. Cioè, diventa una banalità assurda. Preferisco giocare a Tetris. Se devo ripetere sempre la stessa azione. Perché è veramente. Oh, santo cielo! Oh, mamma mia! Aiuto! Aiuto! Poi adesso che hanno inserito queste. Queste cose classificate, perché adesso ci sarà il ranking, eccetera, eccetera. Prepariamoci a vedere eh, Centurioni come se non ci fosse un domani, perché. Mamma mia! Oh. Cosa allucinante sta diventando. Poi veramente. Cioè, nel senso io capisco che comunque. Se, se le mosse ci sono, sono state previste dallo sviluppatore, è giusto anche usarle. Però non... Cioè, faccio fatica io a capire quale sia l'effettivo divertimento del ripetere ciclicamente la stessa azione fino alla nausea, semplicemente per, per, per poi svolgere i duelli nello stesso modo ogni volta. Non... non, non... E eh, basta, no? Basta! Eh, su! Oh, una volta, due, tre, a ah, quarta anche un, un, una persona poco capace come me, stana Dai! E forse riusciamo a ribaltarla. Credo di no, però. Round. Ci proviamo, ci proviamo. Poi tra l'altro il berserker era tantissimo che non lo usavo. Ho ricominciato a usarlo da due giorni. Giusto per portarlo a notorietà 1. Ci sono arrivato, ma è lunga. Ah! Che poi stavo pensando ultimamente riguardo a questo discorso di del, uh, alcuni eroi che uh, sono un po' più uh, tendenti a poter essere spammati: che una chiave potrebbe essere quella di, di, di uh, proporre una gestione diversa della stamina da parte di Ubisoft. Ma sembra che non capiscano che c'è questa necessità ormai. Non dico di, di nerfare il personaggio perché pure questa storia sta diventando una buffonata Cioè nel senso che quando la community chiede a gran voce Indebolitelo! Allora si indebolisce su chiamata eh, Credo che la soluzione potrebbe essere quella di semplicemente gestire la stamina in maniera un po' diversa eh, Vabbè eh vabbè, niente so. Gestire la stamina un po in maniera un po' diversa. Perché chiaramente se c'è un personaggio che ha questa predisposizione al cazzotto in fronte che ti azzera la stamina, magari sarebbe opportuno, se è così facile eseguire quella mossa, fare in modo che la stamina si deduca un po' meno. Almeno io. Mh, la prima cosa che mi viene in mente è questa. Poi magari dico una cretinata, però. Eh, secondo me ci sarebbero tanti modi per evitare di esasperare delle situazioni generali eh, online perché appunto se no si entra in quel turbine pessimo in cui eh, la community chiede delle cose e c'è qualcun altro che ne risente, Ubisoft che fa le cose semplicemente per, per accontentare la massa finendo poi per scontentare tutti. Cioè, ci vorrebbero dei cambiamenti mirati e finalizzati a effettivamente creare un miglioramento e finalizzati a creare un po' più di equilibrio affinché ogni due settimane non ci sia uno stravolgimento degli eroi che poi ti porta a dover capire nuovamente allora sta cosa come la posso fare adesso cioè eh, un, un pochino di, di, di ordine ci vorrebbe secondo me però mi rendo conto che forse è più complicato e non così semplice come lo sto facendo io vediamo se la perdo pure col canzier va lui è, è oggettivamente bravo, cioè non, non posso dire niente. Eh, però resta il fatto che mi, che mi fanno uscire di testa quando mi ripetono sempre le stesse azioni contro. Quello è un po' un mio limite, ma. Santo cielo, non gliela posso fare. Aiuto! Mi sento palleggiato come se fossi un sacco da, da allenamento quando mi trovo davanti i centurioni. Aiuto! Aiuto! Mamma mia, qua ci ho avuto fortuna io. Che non gli è andato a segno il colpo a lui per non so quale motivo. Ma qua l'avrebbe meritata lui nel complesso. Secondo raund, è rognoso, è rognoso il centurione. C'è poco da fare. Perché gli ho fatto l'attacco pesante sul, sull'esaurimento di stamina? Sono un imbecille. Eh... Aiuto! Posso essere mollato un secondo? Grazie. Qua non mi ha dato segni a me. È un po' una giornata particolare, da quel che sembra. Riesce a capire da cosa dipenda, ma Terzo round. dai, dai, cerchiamo di dare un senso a questa giornata. Questa mappa è tipo la morte per me perché se io mi metto dentro a quella stanza è la fine. Qua fuori è la fine uguale perché basta che mi blocca la volta e mi lancia per terra. Eh, bella, bella situazione Ma io non ci verrò mai lì dentro a farmi prendere a cazzotti in un angolino Beh, non so perché ma sono due giorni magari sono io eh, perché da probabilissimo che non mi viene più la finta che faccio sempre e non so se è un mio problema o, o qualcosa è effettivamente cambiato cioè sono lentissimo non uh... comunque come avevo ampiamente previsto trovarsi su, su un'altura di questo tipo contro il centurione è morte certa se non sai fare di controspezza guardia quarto round Mannaggia oh Oggi tra i tornei fallimentari E sto doppio scontro col centurione Mi sta venendo voglia di buttare gioco dalla finestra Che voi non avete idea Eh vabbè E eh, mo' ricominciamo la capo un'altra volta oh, Aiuto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ma che tad Mamma mia Bene Così abbiamo posto fine a sto supplizio Posso porre fine eh, A questa A questo eh, interminabile tormento oggi e dedicarmi a qualcosa di più appagante tipo puzzle bubble o, o cose simili eh, battute a parte ragazzi niente io direi che a questo punto ci possiamo salutare qua non è stato appunto il video che mi ero immaginato perché appunto speravo di far vedere i tornei eh, adesso vedrò un attimino se la situazione magari si stabilizza cercherò di fare delle registrazioni a telecamere spente sperando di, eh, di arrivare a qualche conclusione valida e eventualmente, appunto, ne parleremo poi nei prossimi giorni. Per adesso, fatemi sapere voi che esperienza avete avuto con, con questi tornei. Se siete riusciti a fare qualcosa nonostante la, eh, la condizione beta, che credo sarà un po' fonte di interminabili problemi. Eh, ma comunque, niente, ne parleremo a breve, ragazzi. Grazie, come sempre. Ci vediamo alla prossima.